Buonasera, io mi chiamo Vera Vaiano e sono una degli artisti muse del Fermano. La mia disciplina è meravigliosa. Io mi occupo di pedagogia del circo e un piccolo tutorial per imparare a fare giocoleria con le palline. Queste sono delle semplici palline costruite con farina, palloncini e buste di plastica. Troverete una marea di tutorial su YouTube per imparare a costruirvele. Ma se vi dovessero mancare i palloncini, potreste utilizzare anche della frutta. Che sia chiaro, non è un tutorial solo per bambini, è un tutorial adatto a tutti. Mi raccomando. Due accortezze, la frutta non deve essere troppo grande e soprattutto fate i vostri allenamenti avvicinati al divano o al letto di casa, così la frutta vi dura di più. Alla fine del video vi farò vedere delle piccole varianti per proporre dei giochi ai bambini sotto i 7 anni. La fase 1, cioè una pallina. La fase 1 consiste in questo movimento: lanciare la pallina da destra a sinistra e da sinistra a destra, ma seguendo delle regole importanti. I lanci devono essere sempre uguali. Vi faccio vedere da una parte e dall'altra, da una parte e dall'altra. Sono importanti due cose: i lanci non devono essere né troppo alti né troppo bassi, quindi diciamo un'altezza media, come siamo alti noi più o meno. E la cosa più importante di tutti, dovete fare attenzione a lanciare spostando la pallina all'interno del vostro corpo, cioè io lancio la pallina spostando la mano all'interno del mio corpo. Il movimento non è questo. Questo vado verso l'esterno ed è sbagliato. Infatti si sbaglia. Dobbiamo cercare di fare attenzione a come accogliamo la pallina. Dobbiamo quasi avere paura che sia un uovo che si rompa. E quindi quando l'accogliamo con la mano morbida. E adesso la fase 2, come due palline. Io devo lanciare le due palline in modo che si scambino fra di loro. Siccome all'inizio è molto complicato prendere le due palline, come esercizio propedeutico vi consiglio di lanciarle e farle cadere. Quindi io le lancio una, due, e cerco di farle cadere il più vicino possibile al mio corpo e messe in linea fra di loro. Cerco di farvi vedere. Proseguendo con questo esercizio, è un modo per verificare quali sono gli errori che noi facciamo nel lancio. Potrei lanciarle troppo in avanti, potrei lanciarle troppo indietro, potrei lanciarle troppo distanti. Potrei vedere che una la lancio bene e l'altra invece la lancio male. Una volta che avete fatto un po' di tentativi lasciando le palline cadere a terra e avete aggiustato il tiro, iniziate a concentrarvi sulla presa. Faremo degli esercizi contando sempre ad alta voce, ma in questo momento cercando di recuperare le palline che sono in aria. Quindi io 1, 2, 1, 2. La prima cosa che vi verrà da fare è questa, cioè le lancerete contemporaneamente per incrociarle. A noi non serve questo, dobbiamo lanciarle in due tempi distinti. Quindi è importante contare. 1, 2. Come vedete, quando la pallina gialla arriva al suo massimo, è il tempo giusto per tirare la seconda pallina. Quindi è 1, 2, 1, 2. Non sottovalutate l'importanza di contare, perché contare ad alta voce vi fa capire esattamente il tempo esatto, il ritmo esatto per lanciare le palline e soprattutto la voce dà la possibilità al vostro cervello di capire che in realtà avete tutto il tempo che volete per lanciare la pallina. Fase numero 3. Tre palline e due mani. La giocoleria è un'attività che attiene a una parte ancestrale del nostro cervello, quella parte che ti permette, per esempio, quando guidi, di
lasciare l'acceleratore, premere la frizione, cambiare la marcia, lasciare la frizione e ripremere l'acceleratore, senza dover necessariamente pensare questa serie di azioni in modo razionale. È il nostro cervello che parte in automatico ed è la stessa cosa che succede quando riusciamo a fare giocoleria con tre o più oggetti. Guardate bene la palla gialla, guardate bene, io ne ho una verde, una viola e una gialla. Quella gialla la teniamo ferma. Io finora ho imparato a fare questo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cosa succede se io invece di contare fino a 2, conto fino a 3? Per eseguire questo esercizio al volo, bisognerebbe avere la possibilità e la capacità di staccare per un attimo la nostra parte razionale. Per questo io vi chiedo adesso di non contare fino a 2, ma di contare fino a 3. Conto fino a 3, 1, 2 e 3. Una volta che siete riusciti a fare questo, potete contare fino a 5, fino a 6, fino a 7, fino a 8, fino a 9. Questa è una piccola introduzione per i giochi con le palline per i bambini più piccoli. Per i bambini più piccoli dobbiamo semplificare l'attività e giocare con un solo oggetto o al massimo due in coppia. E dovrebbero iniziare l'attività provando a lanciarla e a riprenderla. Lanciarla e riprenderla anche con due mani va bene. In una seconda fase è importante che provino a lanciarla e a riprenderla con una sola mano. Ci sono delle varianti da fare. Si può per esempio allungare il braccio e lanciare la pallina sotto al braccio. Posso decidere di giocare sempre con la stessa mano e quindi lancio e riprendo sempre con la stessa mano, oppure posso decidere di lanciare con una mano e prenderla con l'altra. Faccio rivedere e prenderla con l'altra. Un'altra variante interessante potrebbe essere quella. Lanciarla sotto la gamba prendendola o con la mano opposta o con la stessa mano. Un'altra variante carina per i bambini piccoli potrebbe essere questa. Un cappello, la lancio, mi tolgo il cappello e cerco di afferrare la pallina. Un altro esercizio, secondo me, bellissimo è che insegnerà tanto ai bambini è quello di giocare in coppia con un genitore e con un altro fratello. Ci si mette di fronte a un gesto convenuto che di solito può essere minimo, piccolissimo, ci si lancia la palla, la mano destra lancia e la mano sinistra prende. Questo gioco di coppia permette di imparare prima di tutto a coordinare cosa guardo prima e cosa guardo dopo, quindi coordinare occhio e mano, ma soprattutto permette di entrare in empatia con un'altra persona, perché in questo tipo di esercizi si sbaglia e si fa bene entrambe, non può essere solo uno che sbaglia o solo uno che fa bene. Arrivederci e buona quarantena. Quando dicchete, 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 sento che è guarito il cuore dall'estasi d'amore.